Centrale per la Grafica ha un compito di raccogliere e diffondere, di far conoscere le arti del disegno, dell'incisione e anche le matrici che stanno alla base, per esempio, del mondo dell'incisione, della punta secca, dell'acquaforte. L'istituto ha una storia lunga che abbraccia alcuni secoli, prima nella vicenda, diciamo, della volontà della calcografia del Papa e poi negli ultimi 50 anni anche quella di unire la grande storia del Gabinetto Nazionale del Disegno. Noi abbiamo un compito di mandato istituzionale di interesse nazionale, in realtà anche oltre. Siamo anche un museo ma anche un istituto di ricerca e abbastanza fieri e orgogliosi di questo. Avendo uno scopo, un intento nazionale, anche su artisti che non sono sempre direttamente molto rappresentati in questo museo, abbiamo un intento, una volontà, un impegno ad accoglierli e renderli manifesti ai nostri visitatori e a coloro che vogliono conoscere. L'istituto ha una raccolta tra le più grandi al mondo, abbiamo oltre 250.000 oggetti che custodiamo e mettiamo, tuteliamo, a cui diamo valore. È un compito in primo luogo di interesse e qua si studia e anche dopo lo studio si presenta. Io ci tengo a dire che tra gli istituti statali questo è una perla, è veramente un tesoro un po' nascosto e questo nasce dalla qualità del materiale che qui si indaga, perché la carta è un materiale fragile per eccellenza e deve vivere nell'oscurità. Quindi quando poi lo si porta fuori per un certo tempo e lo si presenta, lo si fa, lo si indaga, dopo deve dormire a lungo in cassettiere che sono delle culle molto eleganti. A volte per un trimestre tu lo fai conoscere, lo presenti e deve dormire 2 o 3 anni. Abbiamo studiosi da tutto il mondo e le opere, allora i disegni vengono presentati in una sala molto bella, alta, che si affaccia sulla piazza di Trevi della Fontana ed è schermata con delle finestre, dei vetri molto particolari che consentono allora di fare uscire, sono vetri ad altissimo schermo per i raggi solari. A noi questo aspetto dello studio ci teniamo moltissimo e consideriamo il nostro primo mandato, quindi il far conoscere quella che oggi si chiama valorizzazione, correttamente va sempre a valle. È un processo dove si arriva quando hai già preso con te l'aspetto della conoscenza e del sapere. Ci sono nel mondo dell'incisione delle tecniche diverse. L'incisione è sempre un lavoro lento perché l'immagine nascerà da un approccio molto calmo in più passaggi e questo fa sì che sia una tecnica dove il corpo a corpo, che pure è dovuto perché tu lavori su una lastra e poi con passaggi successivi, con gli acidi per esempio, crea una meditazione, sono artisti riflessivi. E il bianco e il nero, che in genere ne origina, è frutto di un pensiero. Come il disegno, le materie e le discipline del bianco e nero hanno un fortissimo dato di riflessione. Zigaina è un artista molto notturno. E questo dato di introversione personale si traduce in acque forti e acque tinte che sono ancora più misteriose, estremamente incisive. Io credo che sia un artista di grandissimo valore. Nel cuore del Friuli e a Cervignano, in una casa dalle pareti bianche, semplice e schietta, abita il pittore Giuseppe Zigaina. Nel cortile interno, lindo come quello di un chiostro, un ceppo di gelso morto si alza al centro e sul muro bianco una ceppaia offre al sole il viluppo delle sue radici. Tutto intorno alla casa di Zigaina si distende il giuoco di una realtà quotidiana. Quella della terra che mani operose dissodano, lavorano, educano con un amore che viene dal fondo dei secoli, da una civiltà contadina agreste. E ancora pioppi, ancora ceppi. Zigaina ha preso per oggetto del suo amore e della sua arte
queste ceppaie, intrighi di radici, cariche di luce e di ombre, suggestive nella loro allusione a una forma. Ne coglie la ragione intima, le fa diventare scopo ed essenza di una ricerca. La loro oscura vita vegetale viene portata alla luce e alla comprensione, diventa un fatto poetico. I colori che adopera sono ancora i colori della sua terra. Il verde marcio che poi si stempera in numerose e sottili gradazioni. Il bruno che raggiunge a un certo punto tonalità rossastre, che si incupisce di neri, leggibili anche nelle sottolineature più forti. È come uno scavare nella terra primigenia, uno scoprire l'anima del mondo in forme che si ripetono da secoli e che offrono al pittore il pretesto di una immagine isolata, bloccata, fatta simbolo della vita. Radice disseccata come un osso che sia stato lavato dalle piogge e dai venti. E armonia di contrasti, fusione di colore e di segno. Altro soggetto che sollecita la curiosità dell'artista è la figura della donna assassinata. Ed è ancora vista come la ceppaia, un residuo questa volta di vita animale. Quella che fu vita, ed è intrico di arti, selva di venere cise, carne che si spoglia, fino a diventare carogna di animale. È, come dice Zigaina, un recupero della realtà, un ritorno cioè a quello che siamo, ceppaia, animale, uomo. Uomo che, come il santo Ermacora, dipinto da Zigaina, si trasumana, si sacrifica per i più, restando sulla terra un residuo, un relitto, un'essenza spoglia di materia. Ceppaia, uomo, animale, santo. Ma lasciamo la parola allo stesso Zigaina. Tutti i momenti della realtà, tutti i frammenti della realtà davanti ai quali noi ogni giorno passiamo, sono delle occasioni per noi pittori per rappresentare, per riassumere un mondo più complesso, un'idea più generale, una nostra situazione di vita, un nostro modo di essere e di pensare. Certamente che oggi il recupero della realtà, cioè il riproporre una realtà in termini più asciutti, più complessi, meno semplicistici, e costituisce il problema, l'assunto fondamentale, io penso, di ogni pittore di oggi. Recuperare la realtà vuol dire, secondo me, darne una rappresentazione che sia la più profonda, quella che più acutamente parla di noi stessi e di come noi ci rapportiamo a questa realtà. Faccio un esempio. Le ceppaie che io dipingevo nel 53-54, situate in un paesaggio in cui l'uomo, e del quale l'uomo era il protagonista, erano un frammento della realtà, forse erano un frammento talvolta anche occasionale, ma comunque che rientrava sempre in un discorso più generale, più largo, cioè il discorso sulla fatica dell'uomo, sulla posizione dell'uomo nei confronti della natura che lui trasforma. Oggi invece recuperare la realtà significa appunto riproporre, forse come emblema, forse come simbolo, uno dei tanti aspetti che di fronte a noi ci appaiono, ma che riassumono, che devono riassumere tuttavia questi drammi, queste passioni, queste felicità o dolori dell'uomo stesso. Felicità e dolore, vita e morte. Ma prevale la vita. La vita nel tenero corpo di una bimba che dorme, colta nei suoi aspetti meno effimeri e al tempo stesso eterni, dove amore e dolore si fondono, così come le nostre speranze e le nostre tristezze. Nella quieta ma laboriosa calma della campagna friulana che si offre alla sua meditazione, nei suoi molteplici aspetti e contrasti, Giuseppe Zigaina riscopre con un accento suo proprio i valori eterni della vita e la ragione, forse, del nostro esistere. Lui è un artista che ha iniziato tardi a incidere, perché ha iniziato solo a 40 anni, nel 1965, accompagnato da Raffaele Alberti,
va alla Litografica Romero, una stamperia storica di Roma molto importante che ha lavorato con grandissimi artisti e incide per la prima volta, fa delle punte secche che sono esposte in mostra. Dopo questo primo incontro con l'incisione, dopo qualche anno sperimenta l'acquaforte, che è una tecnica molto diversa dalla punta secca. La punta secca è una tecnica diretta, cioè con una punta si disegna direttamente sulla lastra, mentre l'acquaforte richiede i tempi lenti delle morsure dell'acido, e quindi è più riflessiva, è più lunga, è più lenta. E rimarrà una sua passione per tutta la vita. Nei temi delle sue opere in incisione sono spesso degli omaggi, soprattutto ai grandi maestri dell'incisione, per esempio Dürer. Abbiamo scelto per la copertina del catalogo uno di questi omaggi a Dürer, infatti si chiama La mano e il fiore del Dürer, e sono esposti in mostra diversi di questi omaggi. In mostra abbiamo anche un disegno, l'unico disegno che è in esposizione, anche se è una mostra di incisioni, è un disegno del 1951 che appartiene alle collezioni dell'Istituto per la Grafica e che rappresenta i braccianti della Bassa, che sono un tema a lui caro, infatti nel 1951 lui ancora non incideva ed erano i temi che lui trattava moltissimo, i lavoratori della Bassa Friulana. Altro aspetto importante di questa mostra sono i libri. Lui ha fatto moltissimi libri d'artista, alcuni con solamente sue incisioni, altri in collaborazione con altri artisti che hanno accompagnato i testi poetici o anche di prosa di autori diversi. In questa mostra abbiamo scelto di esporre quasi esclusivamente libri con solo sue incisioni e abbiamo avuto modo di aprire anche alcune delle... Purtroppo vedendo un libro uno vede solo quella pagina lì, quindi abbiamo esposto il libro, ma avendo la possibilità di avere anche le grafiche sciolte delle altre pagine, ne abbiamo appese qualcuna a parete per racconto di questo. Dopotutto, scrive Giuseppe Zigaina, il segno dell'acquaforte non è molto lontano dal segno scritto verbale di un racconto. Nascono assieme da quella cannula d'osso o di metallo che è lo stilo con cui gli antichi scrivevano sulle tavolette di cera. Ecco, in questa mostra abbiamo deciso di esporre ben 7 libri d'artista. Libri d'artista, edizioni d'arte. Questi manufatti si situano esattamente a metà strada. Non si tratta di un esemplare unico, ma sappiamo che Zigaina seguì passo per passo tutta l'evoluzione e la genesi di questi volumi. Contengono per la maggioranza incisioni dell'artista, eccetto un paio di casi in cui invece ci sono incisioni anche di altri artisti. La cosa veramente interessante è questo legame tra la parola scritta e l'incisione, che in Zigaina è fortissimo e egli si lega anche fortemente a un rapporto di amicizia e di sodalizio intellettuale con scrittori, soprattutto di area friulana, come ad esempio Pierpaolo Pasolini e Zanzotto, e soprattutto è molto vicino anche all'esplorazione del dialetto. Questi volumi, come ad esempio Ireca, che è esposto in mostra in una bellissima cartella con una custodia molto particolare di legno e impressioni in rosso, in stampa in rosso, contiene una poesia che si chiama Ireca.
I Reca sono i due fiumi. Reca è la parte superiore del fiume Timavo ed è quella che, diciamo, nasce in Slovenia. Slovenia è il confine oltre l'Italia in cui hanno avuto, diciamo, la prima infanzia sia Pasolini a Idria che Zigaina a Tolmino. In Zigaina è molto forte anche una sorta di ricerca alchemica, ermetica, il legame fortissimo con il simbolo, e tutto questo è ben evidenziato appunto nella scansione delle pagine che alternano testi scritti a tavole incise. Bortolini incontra Zigaina qui a Cervignano e con molto orgoglio fa vedere un suo film che era Primo Maggio a Cervignano. Da lì è nata questa amicizia che ha portato Francesco Bortolini, molti anni dopo, a dedicare proprio all'amico Zigaina un documentario. Purtroppo Francesco Bortolini non è riuscito a finire questo documentario e quando è mancato, nel 2016, questi materiali sono rimasti a casa del fratello e dei familiari. Fra le tante cose c'era un hard disk che è, con su scritto nulla. A casa lo vedo e vedo che ci sono queste riprese di questa bellissima intervista, di questa bellissima chiacchierata dove Zigaina racconta la sua vita, con queste altrettanto belle immagini che raccontano la pittura di Zigaina. E cosa racconta Zigaina in questa intervista, in questa chiacchierata? Racconta la sua vita, racconta di suo padre, racconta di quando ha conosciuto nel 1946 a Udine Pierpaolo Pasolini a una mostra di pittura, racconta quando decide che non avrebbe lasciato Cervignano, che la sua vita sarebbe continuata lì. Alla fine degli anni 50 decide di affidare a un prestigioso architetto, l'architetto De Carlo di Milano, di realizzare la sua nuova casa, una casa che ancora oggi si può ammirare e che diventerà anche sede del museo dedicato allo stesso Zigaina. Zigaina racconta tanto anche del suo rapporto di amicizia con Pasolini. Pasolini decide, grazie proprio a Zigaina, di girare alcune scene della Medea nella laguna e racconta di questa passione che nasce da parte della Maria Callas nei confronti di Pierpaolo Pasolini, al punto tale che si convince che Pierpaolo Pasolini la vuole sposare, e di questo proprio parla con Zigaina, chiedendo: ma secondo te mi vuole sposare? Zigaina cercherà di far capire a Maria Callas che era un affetto, era un amore, ma insomma c'era qualche motivo che impediva questo possibile matrimonio. C'è qualcosa che in questo racconto, in queste immagini, l'ha colpita? La profonda cultura di Zigaina, le riprese fatte nel suo studio, piene di libri, piene di dipinti suoi, piene di disegni, ci raccontano proprio di una persona che all'amico Pasolini, tanto per fare un esempio, dedica una decina di libri in cui cerca di spiegare come, secondo lui, Pasolini in qualche modo questa morte l'aveva programmata, tragicamente programmata. Questa cosa mi ha molto colpito ed è importante che nel futuro questo studio, questa casa, possa essere visto anche dalle persone che Zigaina non l'hanno conosciuto. Ricordo di aver sempre disegnato o dipinto, non ho fatto altri giochi che quello del dipingere e del disegnare, perché ogni bambino disegna e ogni bambino quando disegna si racconta una storia e quindi la storia della sua famiglia, della madre, del papà, eccetera, eccetera, della sua casa, del posto dove abita. Quindi io ho continuato semmai a disegnare e a dipingere anche quando ho appreso a scuola la scrittura,
che il momento traumatico per un bambino, e io l'ho provato, è quando va a scuola e comincia a imparare a scrivere. In quel momento la scrittura sostituisce la cosiddetta pittura o disegno. Quindi io non ho mai interrotto e quindi mi ricordo di aver soltanto disegnato nella mia vita, anche perché mio padre, che seguiva il mio lavoro, era un artigiano molto bravo, era un falegname, e quindi la sera, quando tornava a casa, prendeva il mio disegno e lo incorniciava, tra virgolette, cioè faceva dei segni con la matita per delimitarne, per incorniciarlo, diciamo. Poi lo metteva su un mobile, lo guardavamo, ne parlavamo e ne discutavamo anche. Poi, quando sono andato a scuola, ho cominciato il ginnasio e ho continuato sempre a disegnare, al punto che i miei professori poi se ne sono accorti. E quindi, quando io ho esposto per la prima volta, ero ancora a scuola. Ed ho esposto la prima volta a Trieste, in una mostra anche abbastanza importante, nel 1942. Quindi avevo 18 anni. I soggetti dei miei quadri sono sempre stati, devo dirlo, non tradizionali, nel senso che avevo dei problemi che proprio riguardavano la mia vita. Riguardavano proprio la mia esperienza. Certo che ho fatto anch'io qualche, diciamo, tra virgolette, natura morta, ma ne ho fatte forse due o tre, non di più. Ho sempre dipinto in modo così molto scoperto il paesaggio che mi circondava, cioè il territorio. E per territorio, dopo me ne sono accorto in termini abbastanza, diciamo, scientifici, il territorio siamo noi, cioè il territorio sì, ci trasmette delle idee, dei sentimenti e dei comportamenti, soprattutto, che poi in qualche modo prendono forma. E quindi noi influenziamo il territorio, lo modifichiamo vivendo. E si arriva a un certo momento in cui il territorio e noi stessi siamo la stessa cosa. Di questo approccio alla pittura c'è una testimonianza che mi ricordo, perché è molto precisa. Su consiglio di un mio professore di storia, io ho esposto a Trieste. Lui era di Trieste, era amico di Saba, amico di Mascherini, un grande scultore che è morto. E quindi lui mi diceva, frequentando sempre queste persone così di un certo livello, mi diceva: tu devi esporre a questa grande mostra di Trieste. E io infatti ho fatto un paesaggio, tanto per dire, cioè un cielo molto burrascoso, una landa desolata, però invece dei personaggi, dentro, su questo quadro, c'era un girasole quasi appassito, c'erano delle pere marce, delle scatolette abbandonate, insomma degli oggetti che poi, tra l'altro, questo lo dico perché veramente è stato lui, Gillo Dorfles, che è anche lui triestino, quando ha visto questo quadro e mi ha conosciuto e ci siamo conosciuti, eccetera, l'ha sempre definito un quadro animistico, cioè io proiettavo negli oggetti che rappresentavo e nel paesaggio che racchiudeva o incombeva su questi oggetti, ho sempre parlato di me attraverso questi oggetti. Quindi è una situazione di tipo animistico. Ma la cosa che ha in qualche modo sistemato il mio lavoro e la mia vita è stata una decisione presa tornando proprio dalla prima Biennale di Venezia, dove io esponevo, una decisione presa a Cervignano, uscendo dalla stazione ferroviaria, prendendo la stradetta che mi porta che mi portava nella casa dove abitavo prima a Cervignano. Questa decisione era di non abbandonare più il territorio, di restare qui nel mio paese dove ero nato
e di costruire una casa per i miei genitori che l'avevano persa in un'operazione un po' folle, di voler vendere la casa per andare in una campagna qui vicino perché c'erano problemi, mio padre non riusciva di notte a dormire per i debiti, eccetera, eccetera. Naturalmente in quegli anni c'era la guerra d'Abissinia, lui non è esperto di queste cose, dopo che ha venduto la casa, 3 mesi dopo c'è stata la svalutazione della lira e lui ha comprato una bicicletta. E questa bicicletta in qualche modo è rimasta come emblema, sotto certi aspetti, anche adesso me ne accorgo, di quella che poi è stata la mia pittura degli anni 50. Con i primi soldi che io ho guadagnato nei primissimi premi che vincevo alla fine degli anni 40, primi 50, io con 2 premi ho costruito un'altra casa disegnata da un architetto anche molto importante. Mio padre è stato felice, naturalmente tra di noi non abbiamo mai parlato di questi problemi, né io ho detto a loro che cosa significava quella scelta. Insomma, a Cervignano ci siamo stabiliti e io di là mi sono fatto in quest'altra casa un grande studio che per me è stato molto importante. Naturalmente i rapporti tra mio padre e mia madre erano così. Mio padre era un uomo molto taciturno, non rideva mai, non parlava mai, però aveva sempre per me una grande preoccupazione. Mi diceva che io dovevo insegnare o fare qualcosa perché con la pittura non si vive. Mia madre invece era sempre con me e mi diceva di fare quello che voglio. Però a un certo momento, quando loro sono morti, le loro figure si sono come stabilizzate, hanno preso una loro definitiva, eterna posizione. Mia madre, ad esempio, tra l'altro io non ho mai fatto ritratti di mia madre, forse appare come in un sogno, in qualche studio fatto degli anni, primi anni 50, con famiglie di contadini, eccetera, è come se si fosse dissolta, diciamo, nel paesaggio, nel territorio, come se fosse diventato polline, erba, laguna, eccetera. Mio padre invece, per il suo comportamento, per i rapporti duri, molto affettuosi, però non espressi, non detti, tra noi due, e lui si è posto come un'autorità, diciamo, come un pantocrator, come un'entità che giudica ancora ed è presente alla mia vita. E quindi si è posto in alto nel cielo. Ecco, questa situazione è riemersa, come succede sempre nella vita di un uomo, è riemersa poi nella mia pittura. Per cui, fatalmente, la posizione di mio padre, che emerge talvolta poi sparisce, è sempre in alto, è sempre come se riempisse una parte, non del cielo in senso simbolico, ma compositivo del quadro. E lo stare in alto comporta sempre una certa autorità, normalmente. Amavo molto star solo, amavo molto leggere, amavo molto passeggiare per i campi. E durante la guerra, cosa che io mi ero poi già abituato in collegio a Tolmino, dove ho vissuto 8 anni, ai confini della patria, si diceva, proprio in Slovenia, io ho passato tutti i sabati, che venivano definiti sabati fascisti, nell'aula della mia classe, deserta, a fare disegni sulla lavagna, perché tutti i miei amici andavano a fare le sfilate, tutte queste cose che si facevano. Io, ad esempio, chiedevo sempre a mia madre di trovarmi degli amici, perché abitavo in un paesetto qui vicino, a Villa Vicentina, a 4 chilometri da qui, dove c'era una villa stupenda della sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte, e dove io di notte andavo sempre a scoprire situazioni, campi, case,
ambienti straordinari, su cui poi anche in qualche modo ho disegnato e scritto. Ebbene, chiedevo a mia madre di trovarmi degli amici perché stentavo a trovarli, però nello stesso tempo mi piaceva star solo e soprattutto di notte. A proposito anche della pittura, ad esempio, io ho fatto un'esperienza straordinaria di cui mi sono accorto molto tardi. Quando un ragazzo dell'età, diciamo di 16-17 anni, scopre il mondo, è nel momento più critico, ma anche nel momento più entusiasmante della sua vita. Perché scoprire il mondo, e lo si fa solo in quell'età, a quell'età, vuol dire proprio inventare la propria vita. E quando io avevo 16-17 anni, era tutto buio, perché c'era l'oscuramento obbligatorio, perché c'era la guerra e per far sì che gli aeroplani non venissero a bombardare. Poi c'erano i tedeschi. I tedeschi, verso la fine della guerra, avevano bisogno delle biciclette per poter muoversi, perché erano ridotti, diciamo così, molto male. La nostra bicicletta famosa era ormai un mezzo di locomozione straordinario che mi consentiva di vedere il mondo, di passare da un campo all'altro, da una stradetta all'altra, di avvicinarmi anche all'Isonzo, al Torre, al Carso, eccetera. E quindi io di notte andavo fuori per i campi. Ricordo che d'estate, quelle esperienze, nel mese di luglio ad esempio, quando si tornava dalla scuola e il grano era appena tagliato, io mi fermavo su questi covoni caldi ancora e lì a guardare le costellazioni e il cielo, ho fatto dei pensieri di cui ancora mi ricordo. Ma la cosa straordinaria è che guardare tutto il mondo, la realtà, il territorio, il paesaggio, diciamo, al buio, e vuol dire scoprire tutti i colori che esistono, però lentissimamente, come in un sogno. Appena arrivati è tutto buio, poi pian piano gli occhi si adattano e incominciano a scoprire tutte le gradazioni del verde, ad esempio. C'è il verde dei salici, il verde dell'erba medica, c'è il verde degli ontani, e tutti i verdi sono diversi. Poi il rosso non esiste, ad esempio, se non quasi un rosso, diciamo, concettuale. Il rosso del tetto delle case, o il bianco delle strade, però il bianco delle strade di campagna, le strade certamente non asfaltate di allora, erano bianche, ma un bianco velato di verde. Tutta la mia pittura, ancora oggi lo si può controllare, è segnata da questa velatura di verdi e azzurri, che hanno segnato e mi hanno formato in un modo ben preciso, per dire che la realtà per me è sempre stata decisiva e importante. Questo rapporto con il territorio ha continuato ad esserci molto stretto, serrato, fino ad oggi. Solo che, percorrendo le stesse strade di campagna, vivendo sempre nello stesso posto in cui si è nati, uscendo di casa, oppure anche in casa, guardando i prati che sono attorno a te, a un certo punto tutto lo si guarda con la coda dell'occhio, perché lo si dà per scontato, perché è conosciuto. In questa situazione il sogno acquista una realtà e una forza che si combina e si integra con la realtà. Per cui poi non si sa distinguere il sogno dalla realtà, è tutto uguale, o perlomeno tutto è sostanziato in modo scambievole. E questo ha segnato, penso, anche la mia pittura. Molto brevemente, la mia pittura è costituita da tre fasi
ben precise, che sono più fasi dovute a complicazioni più che a scelte formali, stilistiche, a complicazioni di carattere esistenziale, di carattere anche ideologico. Io ho dipinto fino al 1945-46 i miei primissimi quadri sotto la suggestione di questo territorio, di questo paesaggio e anche di quelle che erano le mie forme, diciamo così, psicologiche. Poi, verso il 1948-49, incomincia a interessarmi tutto ciò che scopro come cultura nuova e tutto ciò che in qualche modo parla di questa nuova utopia che è il socialismo. Io me ne innamoro e scrivo e dipingo e partecipo a questo che è stato definito il movimento neorealista. Se non che io, abitando qui a Cervignano del Friuli, fuori dal mondo, ho avuto un itinerario, diciamo così, come pittore, un percorso molto particolare, come lo si può dedurre, e anche direi, perché le accuse di allora erano da parte, diciamo così, di certi critici marxisti, era che ero uno, seguivo insomma le correnti dell'espressionismo, quindi poco realismo. Ecco, questa fase, che viene definita oggi come il periodo delle biciclette, è durata per 2-3 anni, direi forse fino al 1956-57. Dopodiché pian piano, lentamente, attraverso una interiorizzazione lenta, lentissima, si è trasformato in in una riscoperta di quella che era la mia tendenza a proiettare me stesso nelle cose, cioè a quella che era la mia iniziale situazione animistica, diciamo. E quindi tutto ciò che era definito realismo, le biciclette, il territorio, i braccianti, eccetera, pian piano è andato a nascondersi, direbbe Kafka, in forme simboliche, ad esempio le ceppaie, l'uccello nell'erba che si nasconde proprio nell'erba, tutte queste, le farfalle notturne, tutte queste forme simboliche hanno riassunto ed espresso, penso, mi auguro, tutta questa mia situazione di grande fiducia, di grande entusiasmo, che poi pian piano, inverandosi il socialismo nei vari paesi e quindi assumendo situazioni culturali e esistenziali del tutto diverse una dall'altra, verso una visione pessimistica della situazione, il che mi ha indotto a chiudermi sempre di più in me stesso. Questo periodo potrebbe essere segnato, diciamo, verso il 1960, la Biennale del 60, ad esempio, ne è il sintomo più chiaro. Io, fin da giovanissimo, ho cominciato a vendere qualcosa e quindi ho sempre avuto questa grande forza di andare avanti comunque. E quindi non ho mai avuto l'angoscia del guadagnare o non guadagnare, perché avevo cominciato a guadagnare quando ero un ragazzetto, guadagnare nel senso per sopravvivere, però dopo, sempre più, io guadagnavo vincendo i premi. Io partecipavo a tutti, nel dopoguerra, non solo io, ma tutti i miei colleghi, quelli della mia generazione, sanno benissimo che allora c'erano moltissimi premi. E per andare avanti tutti concorrevamo. Io, un premio allora, erano molti soldi. Io ho vinto un premio, mi ricordo, Italia-Francia, e ho finito la mia casa che avevo costruito per i miei genitori, perché ero più, non avevo un soldo più. E con quello ho fatto metà casa. Così è successo anche per questa. Non ho mai avuto problemi di banche, robe, prestiti. Io andavo avanti come andava.
E poi, nonostante che i temi dei miei quadri fossero così piuttosto scostanti, funerei o lugubri, perché questi termini li ho sentiti mille volte, con richieste specifiche, un po' di giallo, un po' di rosso, eccetera, ho capito che ci sono anche persone che amano anche riflettere sulla vita in un certo modo. Quindi ho potuto vendere tranquillamente e vendo ancora oggi i miei quadri. Quando un problema si risolve da bambini non esiste come problema, perché resta come gioco, resta come avventura, resta come sfida, e credo che in me sia successo proprio questo. A un certo punto, essendomi io rifiutato di fare dell'opera grafica, dell'acquaforte, per certe complicazioni tecniche che io cercavo in qualche modo di rimuovere, insomma, di mettere da parte. Poi dei miei collezionisti sono venuti qua una volta, mi hanno portato un torchio, mi hanno insegnato così brutalmente come si fa dell'acquaforte, e io mi ci sono buttato, come si dice, proprio con tutti i sentimenti, e ho scoperto, cosa che d'altra parte sapevo già, che il disegno è la parte portante della mia pittura, e quindi nell'acquaforte sono riuscito a parlare in termini molto molto più precisi ed espliciti. E l'acquaforte ancora oggi mi interessa, ma io mi dedico all'acquaforte solo in determinati periodi dell'anno. Ad esempio, vedo che la faccio solo d'inverno, oppure attorno a Natale, così, e quando lavoro faccio molte lastre. La cosa centrale poi è che qui poi si è agganciata, sempre più, è diventata sempre più precisa e anche come operazione giustificata, quando si mette parallelamente alla scrittura, perché l'acquaforte, come giustamente Paul Valéry ha sempre dichiarato, ha sempre scritto, è l'unica arte che si mette a fianco della scrittura e ne dà il riflesso, diciamo. E questo si è verificato come autentico, perché pochi anni dopo ho cominciato a scrivere per una necessità interiore. Quello che io ho fatto, i miei 6 libri su Pasolini, sono un assoluto lavoro di decifrazione di quello che ha fatto questo straordinario mio amico. Non mi ricordo con esattezza quando io ho conosciuto Pasolini, voglio dire, non ricordo se l'ho conosciuto ad esempio a Udine oppure in un altro paese vicino a Udine, eccetera. So che l'ho conosciuto in una mostra di pittura. Lui faceva il critico d'arte, allora scriveva per 2, 3, 4 giornali. E naturalmente lui sapeva qualcosa di me e io sapevo qualcosa di lui. Quando ci siamo visti, e lui mi ha fatto questa domanda: tu di dove sei? E io gli ho detto: io abito a Cervignano del Friuli. E lui mi risponde: pensa, io abito, sono di Casarsa della Delizia. E guarda in alto con gli occhi così. Poi, naturalmente, questa storia ha avuto la sua spiegazione, perché Casarsa della Delizia è già l'emblema della scrittura di Pasolini, perché casa arsa, probabilmente bruciata dai turchi nelle loro incursioni, e della Delizia, mi sembra, ecco, proprio questo scontro di situazioni e di problemi, diciamo, di carattere esistenziale, riassumono un po' tutta la sua. Poi siamo andati avanti, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto libri anche insieme, Dov'è la mia patria, eccetera. Mi ha chiamato a fare dei suoi film. Poi c'è stata la storia del Decameron, dove lui ha voluto che io facessi il frate che confessa Ciappelletto.
Ma figliuolo, fai questo sforzo. No! In nome di Dio. No. Sì. No. Sì. No. Sì. E poi a un certo punto c'è stata tutta la storia che è seguita alla sua morte, cioè la necessità per me di decifrare il suo linguaggio gergale. Pasolini ha scritto anche un testo molto, tra le altre cose, un testo molto curioso su di me, e dice a un certo punto: Zigaina è ontologico per me, come io spero di essere per lui. Perché questa forma ontologica della conoscenza riguardava proprio il dare per scontato tutto di una persona, quindi non occorre neanche parlare, lui intendeva dire, delle nostre amicizie, perché io so tutto di te e tu sai tutto di me. Infatti io non gli ho mai fatto alcune domande così, che potrebbero essere date per scontate, e lui non ha mai fatto domande a me. Io sapevo tutto di lui e lui di me. Pasolini, di ritorno da un viaggio, non so, viene a casa mia, come tantissime volte, qui a Cervignano, e gli dico: come va Pierpaolo, cosa stai facendo, eccetera, solite domande. Lui mi dice: sto facendo un film, ho pensato, ma credo di essere già arrivato a buon punto come progetto, di fare un film sulla scoperta dell'agricoltura e con tutti i riti che comportano questa scoperta. Non mi ha detto altro. E questo film poi si sarebbe intitolato Medea. Allora, parlando di queste cose, siamo andati a fare un giro fino in laguna, Grado, così. Era settembre, una bellissima giornata, con tutte le Alpi nevate. E a un certo punto gli ho detto: ma perché non facciamo un giro in barca? Lui si è rifiutato dapprima perché soffriva il mal di mare, poi invece siamo andati fino in un'isola spersa per la laguna. E lui è rimasto talmente colpito da questo silenzio, da questa situazione arcaica quasi della laguna, che a un certo momento, quando è sceso dopo 2 ore di barca, mi ha detto: qui girerò Medea. Perché aveva scoperto che veramente la laguna di Grado ha questo aspetto arcaico, primitivo, fuori, come lui voleva, del tempo. E così io gli ho fatto vedere alcuni posti precisi, e poi è lì è stata girata la scena, molte scene, tra cui quella degli Argonauti, con Callas, con Maria Callas, in un periodo stupendo di luglio, che ha segnato un po' anche un momento preciso e tragico dei loro rapporti. Parlo di Callas e Pasolini. In questa casa, in questi prati, c'è stata una grande festa in cui Pasolini ha regalato a Callas un anello di foggia romana con una corniola bellissima per farle un omaggio, così, per come ricordo, e lei ha pensato che fosse l'anello di fidanzamento, diciamo così, creando tanti problemi che poi sono stati chiariti in forme, o non chiariti, in forme molto tragiche, insomma. Ecco, questo è un po' il riassunto della mia storia con Pasolini. L'isolamento a Cervignano del Friuli voleva dire vedere molte persone, perché nei viaggi, e poi anche le persone che venivano qua a trovarmi, ma dei legami stretti, profondi, si stabiliscono con grande difficoltà quando c'è questa non possibilità di frequentazione. Quindi ho avuto così affettuosi legami, anche con progetti vari, eccetera, eccetera. Io devo dire con Pablo Neruda, ad esempio, e che è morto purtroppo quando era ambasciatore a Parigi e quando c'è stato il golpe in Cile, e avevamo progettato di fare una grande mostra itinerante insieme con i suoi scritti in Argentina. Naturalmente questo a Pasolini non piaceva, perché diceva che Pasolini diceva che Neruda non era
un buon poeta. Ma poi ho avuto contatti molto belli con Quasimodo, ad esempio, anche naturalmente con alcuni pittori, sicuramente. Però il problema della pittura tra pittori, cioè della tua esperienza, costituisce sempre un qualche cosa che semmai ti mette in difficoltà a parlare, ad esprimerti, a dire tutto. E quindi ho avuto rapporti straordinari con Gian Giacomo Feltrinelli, ad esempio, oppure anche con Carlo, con la Inghe. E Carlo, questo straordinario scrittore che ha scritto Senior Service, La vita del padre, oggi direttore di tutta la Feltrinelli, è sempre stato per me come un figlio, perché veniva qua a 2-3 anni, giocava con mia figlia, con Alessandra, ed è diventato veramente uno della famiglia, insomma. Naturalmente, forse dimentico certamente altre persone, perché nel campo dell'arte succede che l'empatia, questo misterioso legame che nasce per altre misteriose circostanze, beh, certamente talvolta dura anni, talvolta si perde. Insomma, direi che forse un'amicizia molto affettuosa, se devo nominare qualcuno, è per questa amica straordinaria che è la Lida Valli. Come è nata questa casa? Questa casa è nata da un'idea che è così del 1900 ancora, 54, 3 anni dopo costruita l'altra, perché io avevo deciso di sposarmi e quindi pensavo alla mia casa. A Milano stavo facendo un grande murale alla Triennale di Milano assieme a Lucio Fontana, che ne era il direttore, e lì ho incontrato Giancarlo De Carlo. Questo architetto mi è molto piaciuto, era molto intelligente, e così, quasi scherzando, gli ho detto: perché non facciamo una casa assieme? E lui ha detto: come no, te la disegno io. Un giorno è venuto a vedere il paesaggio, la situazione di questo territorio che non conosceva, e ha fatto degli studi, poi siamo andati avanti e la casa l'ha disegnata per filo e per segno con una meticolosità straordinaria. La casa è stata fotografata 1000 volte naturalmente, ed è molto nota anche nei vari libri di architettura. Solo che Giancarlo De Carlo, questa casa così com'è oggi, con gli alberi e con tutto ciò che esiste attorno ad essa, non l'ha mai vista. Ecco, questa casa poi ha segnato definitivamente il mio destino, perché fatta la casa io mi sono fermato definitivamente a Cervignano, naturalmente viaggiando per il mondo e facendo tutto quello che dovevo fare. Ma questo è rimasta ormai il posto della mia esistenza, il centro del mondo, come si dice. Qui è concentrato un po' tutta la mia sostanza, la mia vita, perché sono libri che mi riguardano, libri che cataloghi, alcuni, e poi i libri che io anche di cui ho bisogno per consultare molto da vicino. E quindi qui io passo molte ore della mia giornata. Mi alzo molto presto al mattino, anche perché vado a dormire molto presto la sera, perché le cose sono concatenate. E quindi io già dalle 5:30, poniamo 6 del mattino, io sono già qui al computer, che scrivo dopo aver scoperto questo strumento diabolico ma meraviglioso che è appunto il computer, dove uno può plasmare un testo come se fosse una scultura, o elaborarlo, o sognarci su con estrema libertà. Per certi versi ti terrorizza, e per altri invece mette in moto i due emisferi in un modo straordinario, li provoca, li aiuta, li sollecita, e talvolta anche li ricatta. Comunque questo è... Se devo dire così una battuta, questo è il posto più bello in cui io mi ritiro. Se c'è appunto questo
lager, come diceva Pasolini, o bunker, questo è il cuore del bunker, questo è proprio il rifugio per eccellenza.